I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, nell'ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, disposto dal Comando Generale del Corpo, hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di carburante per autotrazione nell'ambito di un controllo effettuato lungo la strada statale ionica 106 nei pressi di Torre Melissa. In particolare, le fiamme gialle della componente specialistica antiterrorismo pronto impiego durante il quotidiano controllo economico del territorio hanno sottoposto ad accreditamento un camion carico di casoli agricolo in relazione al peculare servizio che la Guardia di Finanza svolge a tutela delle vigenti disposizioni in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Grazie all'efficiente sistema informatico denominato Grifo, ideato dal Comando Generale del Corpo che consente ai militari operanti su strada di consultare le potenti banche dati in uso alla Guardia di Finanza attraverso speciali tablet, i baschi verti hanno potuto contrastare nell'immediatezza che il mezzo di trasporto risultava a viaggiare in direzione opposta rispetto a quanto indicato dai documenti di accompagnamento. Sono pertanto scattati i necessari approfondimenti investigativi che attraverso la pesatura del mezzo di trasporto e del riscontro visivo dei documenti accompagnatori del prodotto energetico hanno consentito di appurare la falsità delle certificazioni prodotte dal soggetto controllato. In conseguenza delle gravi violazioni riscontrate i finanziari hanno proceduto al deferimento alla Procura della Repubblica di Crotone del conducente, del rappresentante legale, del responsabile responsabile amministrativo dell'azienda speditrice del prodotto in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'accisa, nonché al sequestro probatorio degli oltre 6500 litri di carburante trasportati in contrabbando. Prosegue incessante il contrasto della Guardia di Finanza ai traffici illeciti nello specifico settore che mira da un lato a garantire il corretto assolvimento degli obblighi imposti, dall'altro a tutelare i consumatori.